Comunque io non ne posso più. Allora, questa dimensione dei funghi mi ha rotto le scatole. Non so a voi altri, però io me ne voglio andare. Quindi metti... Anch'io. Sì, ciao Cico. Che bello parlare con te. Ciao. Sì, lo sai... modificato la voce. Oh, non sì, mi toccare. Certo, hai modificato la voce. Ascolta, Cico, io ti vorrei ricordare che se qui tu... È molto difficile questa dimensione. Se tu qui ci muori, Cico, quello vero, sarà estremamente arrabbiato con te. Quindi allora cercherà di non morire. Se vuoi, guarda, ce l'hai un medikit, qualcosa per curarti? Sì. Ok, perfetto, allora va bene. Guarda, in realtà l'ultima volta ci siamo andati tutti vicino a morire, sì, quindi... Sì, 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 sì. Tu, ma Mario... perché mi avete chiamato allora? Ecco, allora, prima di tutto non mi devi urlare nelle orecchie, damoci una calmata, non è che sei così importante da potermi urlare nelle orecchie. Secondariamente, tu sei qui e sei un peso morto per la società. Perché? Non solo sei arrivato dopo tanto tempo, ti abbiamo dovuto dare anche una delle nostre armature di Criponia, che tu neanche sai cos'è Criponia. Tu cioè sfrutti il lavoro degli altri e non sai neanche dove siamo andati a recuperare. No, si farà utile, dai. Si farà utile? Perché adesso non è. Ti renderà utile. Vabbè, Mario, fatti utile, mi raccomando. Perché guarda, ti contiamo. Sono pronto, guarda. Dobbiamo affrontare il boss di questa dimensione. Però prima stavo vedendo che questo signore molto brutto, che ricorda vagamente la sorella di Alex. Ma perché? Beh, è simile. Si assomiglia e non solo, vende anche una cosa buona. Vende un pezzo dell'armatura di Phantasm, che sarebbe l'armatura fantasma. Ora, ma un pezzo solo? Purtroppo vende solo i pantaloni fantasma. Però, che ne sai, magari ce ne sono altri di questi signori in giro. Là dietro c'era un altro, però vende un arco. Ah, sempre fantasma? Dove mi sei? Mi sembra di sì. Ok, però quello non lo voglio. Io voglio tutta l'armatura di fantasma. Quindi per prenderla dobbiamo uccidere non solo quelli che danno i Troll School, che non mi ricordo chi sono, ma ne avevo tanti, ma anche i Phantasm, che danno i Phantasm. Ok? Ok, io di Troll School ne ho 8, se ti Ok, servono. No, per il momento non mi serve niente. Dobbiamo anche trovare gli altri come lui per prendere gli altri pezzi di armatura. Ma adesso, il grande momento che tutti aspettano, grandi e piccini, tutti desiderano, donne, uomini, animali, tutti, piatto, tutti. Tutto. Usciamo gli uccelli, via. Pronti? Aspetta, vai. Che questa serie è basata proprio sul uscire gli uccelloni. Bene. Allora, siamo tutti sormontati? Chi manca? Ma il mio non c'ha la sella, raga. Mario, non urlare nelle orecchie delle persone, brutto zozzone. Sali sull'uccello, dai. Ti ricordi dov'è che dobbiamo andare per trovare il Lottoman? Sei sicuro che lo sai? Oh. Sì, seguiamolo. Però vai piano e vai dritto, che altrimenti ci si perde tutti, mi raccomando. Ha detto spero, Qua. Davvero? Oh, che bravo. Ok. Siamo già arrivati. Allora non c'era bisogno di uscire gli uccelli, scusa. Cioè, mi sembra uno spreco di uscimento di uccelli. Ritirate gli uccelli che... Ritirato. Aspetta. Gli uccelli. Tutti ritirare. Fatto. Dismiss, bravi. Che sennò c'è un rumore di ali. Mario, sarebbe... Lo dismetto. Sì, ma sarebbe intelligente dismetterlo quando sei appoggiato a te. Dai! Quanto non ti mi ci dismette, vuoi? Non me lo dismette. Te lo ammazzo, ti ammazzo a te a lui, Mario. No. Quanto sei lento, mamma mia, tre quarti d'ora ci vogliono una cosa. Manna, perché fluttui? Raga, mi sa che si è rotto il gioco. Amici, pure a me che si è rotto, perché vedo tutto il gioco qui. Si è rotto il gioco del tutto? Amici? Sì, si è rotto, li vedo tutti fermi. Ale, rotto il gioco, bellissimo. Evviva! Che è successo? Tutto rotto. Troppi uccelloni. Non è ammissibile, cioè è un disastro. Non ha retto gli uccelli. Erano troppi? Possiamo rientrare però? Forse? No? Vediamo. Non lo so. Qualcuno è non riuscito? Credo. Il non gioco? Credo. Niente gioco oggi. Oggi Notizie. È un disastro. Un disastro. Il gioco è morto. Non c'è il gioco. Non si gioca più. Ciao. Non si gioca più. Finito. Ma dai, ma è possibile? Oggi è una cosa indescrivibile. Non se ne esce. Non se, è estremo. Oggi è terribile, È estremo. Anche oggi è una cosa estrema. Proprio non si riesce neanche. Non solo muori nel gioco, ma non riesci proprio a giocare al gioco per morirci. Evviva! No, niente, non c'è più il gioco. Non esiste niente, più il gioco. È sparito proprio. Allora addio. Il gioco sembrerebbe essere tornato. Quello che mi preoccupa è che avete perso, cioè non avete più gli uccelli. Quindi Stre è caduto su un fungo. E anche Mario, perfetto, alla grande. Oh. Per fortuna. Siamo tutti bene. Rimanete lì, Stre, puoi stare lì su quel fungo. Tanto non è che la tua vicinanza ci interessa. Sì, vivici fino a che non morirai. Bene, allora dall'Ottoman prendere dall'Ottoman. Secondo te, cretino, che cosa devo prendere dall'Ottoman? Non lo so, è da un botto che non gioco. È vero, allora mettiamo, perché non giochi? Aspetta, no, perché qua bisogna parlarne. Perché da un botto non giochi? Forse perché sei morto e ogni volta sono che vuoi morto. Ogni volta che vuoi con uno scorpioncino nel sedere. Vabbè, e lui e ogni volta voglio giocare devi chiedere agli altri di prestarti. Esatto, ecco, diciamole le cose perché è importante si sappiano. Allora, posso comprare 6 di numero di totem, ok? Sarebbero
No! Li hai buttati su. Non ci credo. Stanno lì. Stanno lì, tranquilli. Non c'è bisogno. Allora, ne apriamo uno a testa. Siete felici? Sì, i primi. Aspetta, che fanno? Allora, ci, ti dà un premio, Mario. Tu non sei proprio niente, sei proprio di un'ignoranza. Ma io non ti ho dato i miei token. Aspetta, ma un po' ce li teniamo, non possiamo spenderli tutti. Adesso vi dico che cosa esce, cosa può uscire fuori. Perché possono uscire delle gustose cose. Mi devi fare parlare, se no mi arrabbio. Anna, stai buona. Allora, il totem non c'è. Com'è possibile? Che significa che non c'è? Non è tra i premi possibili. Mannaggia Pippo, quel zozzo maiale. Perché non c'è? Tu cosa hai comprato? Ho comprato Animal Blaster Totem. Ed eccolo qua. Animal Blaster Totem. Sono quelli che si rompono e ti può uscire qualcosa di magnificissimo. Sì, allora ecco, ho trovato. Allora pensate, può uscire soltanto un'arma. Un'arma. Ma bellissima però, tutta viola e nera, bellissima. Sì. Totem Weapon, molto bella. Allora, il primo lo apre Cicco. Alex. Prego. Come lo devi ammazzare. Sì. Bravo. Ti sono usciti dei semi. Fortunato come nella vita. Anna, no, dai, voglio essere l'ultima. Anna, ti ho detto il secondo, apri. Veloce. Ok, dei semi. Il tuo totem, prego. Bello. Oh, grandi. Oggi è una giornata fortunatissima. Marione, vai Marione. Oh, è una schifezza lo stesso. Dei totem. Vabbè, me li devi. Escili, forza, che qua ti abbiamo dato un'armatura, non hai pagato niente. L'ultimo per l'Ionio. Semi sono. Ma mi stai tanto fregato, eh? Cos'è quello? Tua sorella. È roba potente. Vedi, molto bella e focosa. Niente, non è andato. Ce n'è un ultimo, lo apre la Ionio. Ah, un banner di schifezza. Questa ne abbiamo trovate tipo 45. Raga, il signore ci ha dato questo una fregatura. Porca. Lo ammazziamo? No. Darti i miei token? Ne possiamo comprare altri 5. Guarda, ne ho ancora. Ne posso comprare altri 5. Ho comprato altri 5 adesso. Un altro giro. Dai, saremo fortunati. Un altro giro, nuovo giro, nuova corsa. Quanti siamo noi? 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Mario, vai. Ammazza. Bravo. Tre ore la prossima volta. Urla anche, mi raccomando. Urla quando devi dire vai, che ci sta di un bene. Sempre per perfetto. Avere la fortuna. Preciso. Sì, preciso. Stre, vai col tuo. Bravo. Vai, sempre, un altro banner, viva. Te lo meriti proprio. Alex, Anna. Bello, vabbè. Oggi siamo fortunatissimi. Ma perché? Non lo so, secondo me oggi c'è successo qualcosa e non sappiamo, qualche maledizione. Secondo me per scioglierla bisogna che tutti compriate le storie del mistero, che potete preordinare su Amazon. Mi raccomando, faccio vedere una pagina a caso delle storie del mistero. Mamma mia, il rettile è difficile da distruggere, ma non si può mica vedere tanto, eh. Storie del mistero, Mario, come si chiama il libro? Le storie del mistero. Mistero, non misterio, che capisco che ti piace la chip con Stefano, però no, ti devi trattenere. No, allora, brutto sporcaccione, zuzzarellone. Adesso dobbiamo tirare fuori di nuovo Uccelloni, pennutoni. Stre, tu non lo devi dire perché sei molto volgare. Allora, tirare fuori i pennuti, bene, e ci voliamo. Vedi, stavolta dobbiamo andare. No, non volare giù. Allora, dobbiamo andare, veloci. Dai, raga, il mio passero se n'è andato, raga. Vuole stare solitario. Allora, raga, dobbiamo andare a vedere il boss della dimensione. Un certo signor. Che tra l'altro, se non ricordo male. Eccovi. Siamo qui. Però mi ricordo che c'era una questione. Mio stormo di uccelloni. Io ricordo che nettamente avevo chiesto a uno di voi di preparare l'oggetto che serviva per evocare il boss fungone. A chi l'hai chiesto? Non me lo ricordo. Non vorrei che tu l'abbia chiesto a Cicco. Se l'ho chiesto a Cicco, ce l'ha nell'inventario. Altrimenti l'ho chiesto a te, Anna. E io mi auguro che tu abbia l'oggetto, perché io di Cicco non mi fido manco. Anna? Com'è che si chiamava? Adesso te lo dico, aspetta, perché non me lo ricordo neanche più. Bisognava recuperare il boss della dimensione, che era un tale. Bisognava raccogliere tutti i vari funghi, me lo ricordo. Brava. Allora era il signor Fungone, eccolo qua, ce l'ho davanti. Io qua guardo l'enciclopedia, no? E il signore veniva evocato con una Shroomstone. Un oggetto. Ricorda come forma il token della dimensione del Mysterium. Dovresti averlo tu, perché Cicco non ce l'ha. Mi mancava un fungo. Come ti mancava un fungo? Sì, mi mancava un fungo, ma lo vado ad ammazzare. Vabbè, senti, devo fare sempre tutto io, porca miseria. Cicco non serve a niente, io lo dico sempre. Sei la più brava. Nessuno mi crede, tutti dicono no, Cicco è bravo. Cicco non è bravo, Cicco non serve a nulla. Dov'è Cicco oggi? Le ammazzi i funghi. Brava, mi raccomando. Non lo so dov'è. Anna, devi metterli tutti insieme, senza morirci però, e si chiama Shroomstone. Poi noi invece dobbiamo fare un'altra parte della missione. Dobbiamo trovare un punto.
Sperando che Anna, guarda che noi siamo vicini, qualcuno può tornare indietro in modo che Anna non si perde. Vado io. Ci mettiamo in un punto intelligente, perché praticamente il signor Re Fungone è molto potente e dice che spara un sacco di proiettili. Questi proiettili, non lo so, questi proiettili avvelenano, rallentano, indeboliscono e nauseano. Vabbè, qualcos'altro? E inoltre non so. Si rigenera la vita a una velocità pazzesca. Ok, quindi secondo me un posto buono dove evocarlo potrebbe essere qua sotto. Perché così, capito, riusciamo a zaccagnarlo meglio e saltiamo sui funghi, va bene? Mi vedete dove... niente, tutti... No, non vi vedo. Ci siamo persi tutti, io ti vedo. Io sono in cielo, dai, dove eravamo prima. Anche l'ho visto. In cielo dove eravamo prima, Anna, se te ne manca solo uno, ti devi dare una mossa. Shroom Stone devi fare. Veloce, Anna. Ho capito, ma sto ammazzando i cosi per farmeli dare. Ecco, va bene. Scendiamo tutti, dai, qui mi sembra un buon punto. Ci mettiamo qua sotto. Trovato. Okay. Lo faccio. Sei sicura che è l'ultimo che ti manca? Giurissimo. Bene, allora scendiamo qui, raga. Via gli uccelli. Parcheggiamo gli uccelli, adesso. L'ho fatta. Molto bene, bella domanda. Allora, voi parcheggiate tutti, restate qui, eh. Io vado a cercare Anna. Devo ricordare. Aspetta, volo in alto così vi vedo. Noi eravamo dove eravamo prima, più o meno, Anna. Dove cacchio è Anna? Raga, voi non vi muovete da lì, Io sono dall'Ottoman. Ma porca, ma dove cacchio sei andata, Anna? Dove sei andata? Prendi l'uccellone e vola su, io ti vedo così. Sono in alto, sono in cielo. Ti vedo, eccoti là. Bene, sei sicura che mi vedi? Ah, eccoti, bene. Guarda qua. Allora, aspetta che mi devo dimenticare dove sono gli altri. Guarda qua, sto cacchio, guarda. Aspetta, andiamo giù piano, raga, potete saltare in modo da farvi notare? Saltiamo. Vi vedo, eccovi. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, ritiriamo anche noi alter gli uccelli, Anna. Questo episodio non sa da fare, comunque, io l'ho capito. Dov'è Anna? È là. Eccola. Mamma mia, io non sopporto più. Ammazzo tutto. Stretti, devo ammazzare. No. Stai zitto, ti devo uccidere. Una cosa importante per te. Fammi vedere, se è buona non ti ammazzo. Guarda, è contro il boss. Questa è buonissima davvero. Questa qui l'abbiamo trovata anche nella serie degli SCP. Praticamente ti toglie veleno, fame, debolezza, nausea e paralisi. Quante ne hai? Ne ho 3 in totale. È poco. Danne una ad Anna. E una... Te la tieni, Mario? Poraccio, no? Allora, ne hai ancora 2, no? No, ne ho solo una ora. Allora basta, ok. Posso darla a Mario? Io sono scarsa. No, devi stare zitta. Allora, mi raccomando, adesso succede... Dammi la shroomstone, Anna, Molto bene. Allora, vi spiego, Allora, è grosso come Mario, però... Più grosso di Mario. Se ma Mario lontano, va, come un è fatto tipo totem. Cioè, se tu metti Alex e Mario uno sull'altro, viene fuori il Re Fungone. Hai capito, Alex? È temibile. Ma non serviva sta cosa, bastava che facessi così. Ma eccolo il Re Fungone. Sei proprio simpatici. Vabbè. Sì, tantissimo. Mamma mia, una roba raccapricciante. Bene, siete pronti? Guarda, aspetta, è pericoloso. Ma non serviva la solita pietra su cui usare. No, qualcosa. Questo qua lo puoi evocare dove cacchio ti pare. Però io stavo pensando, visto che il signore spara. Che se facciamo tipo un buco? Ascolta, vieni qua, guarda a me. Evocalo in uno di queste piscine pozze. No, profonde. Perché poi non riusciamo a prenderlo, è un'idea orribile. Lo colpiamo a distanza. No, Anna, non lo colpiamo a distanza. Stai zitta. Allora, qua dobbiamo fare un buon buco. Stai parlando? La smetti di borbottare, sei Giorgio? Sei forse Giorgio? Dovete farmi impazzire ogni volta che facciamo Minecraft. Scavate. Non scavate sopra, però! Mamma mia, io non vi sopporto, dobbiamo lasciare un buco, sennò ci spara lui a noi, no? Porca miseria! Mamma mia, Mario, che roba! Proprio lui, va bene sto buco. Allora, va bene. Non hai una pala? Non ho una pala, ok? Oh, però c'è quella zappa di tua sorella. Possiamo usarla. Non ce l'ha la sorella, quindi non si offende. Oh. Adesso ascoltate bene, l'unico dubbio che ho è se magari il signor Fungone non è che poco poco mi spawna addosso a me? Vabbè, io spero di no. Io speriamo di no. Bene. Nel caso vai giù te. Sei scemo? Scusa? Ma è la pozione. Ma no, non ma basta. Ma quello mena forte sicuramente. Aspetta, proviamo da così. Oh ragazzi, ho paura. Voi retraetevi subito, Retraetevi no. subito. Ma io già mi sposto, guarda. Non riesco a metterlo, Anna. Ma non è che mi hai fatto la cosa sbagliata. Shroomstone. Amici, cosa c'è? Cosa è successo? Ok, calmi. Fatto. Calmi però, c'è anche una formica là, demoniaca, posseduta lì.
quindi vai, occhio. Prova, prova. E non spawna. Ah, è spawnato, è caduto. Alla grande, alla grande, alla grande. Uccidilo, guarda, uccidilo, bullizzalo. È una cosa facile. Mario, allora non si fa. Mario, sei inappropriato. No, però... perché è cattivo. Oh, si rigenera lui, un bel po'. Si rigenera un bel po'. Lo vedo. Noce. Ragazzi, saccagna bene, però così. Abbiamo fatto una cosa un po' zozza, ma secondo me funziona. Saccagnate anche voi, saccagnate anche voi. Non possiamo, se no ci meniamo. No, no, con cautela, con cautela, raga. Io mi guardo e controllo attorno. Anch'io controllo. Molto bene, saccagniamo di più, ragazzi. Saccagniamo di più. Vai, di più, di più. Vai, saccagna, stress, saccagna di più, staccagna. Comunque gli stiamo dando la banana in una maniera che secondo me lo va a raccontare a sua madre. Ci viene sua madre fungona a sgridarci per come gliel'abbiamo data. Perché, raga, gli abbiamo veramente insegnato al signor Fungo. Sta curando. Come gliel'abbiamo data. Vado a prendere, buono, prendi, raga. Prendi il drop. Abbiamo anche la statua fungona. Buonissima. E anche la pistola fungona. Allora, la pistola fungona è miasma, si chiama, che vuol dire puzza. Alex, se Alex fa una scorreggia, si dice che Alex ha fatto un miasma. Una parola nuova al giorno. Stre, usiamola di nuovo. Se miasma. Stre apre la bocca e dice "Ah", viene fuori un non lo dico. Miasma. Non è vero. Vuol dire una puzza raccapricciante. Se Mario si siede, ok? Si siede nel bagno, una cosa, un miasma gigante. Enorme, qua, guarda, vabbè, apocalittico, raccapricciante. Ma lo usciamo? No, prima di tutto la proviamo. Allora dice che fa 8 di danno, quindi come danno non è tantissimo, però è veloce a sparare. E inoltre ottimo, bucano il primo bersaglio e hanno una... quindi trapassano, capito? E arrivano perforante, al secondo. È perforante. E hanno il 20% di non consumare nemmeno munizioni. Quindi non male, non male. Ce le ha le munizioni? Purtroppo no, perché richiedono dei bullets. E io i bullets in questo momento non li ho. Però è bellina comunque. Adesso, avendo noi terminato la dimensione di Mysterium, possiamo sciacquarci. Ti prego, dimmi di sì. Possiamo andarcene via da questo postaccio. Che non è male, è stata un'avventura questo posto. Quindi ricorriamo tutti agli uccelloni. In teoria ci sarebbe un'altra cosa da fare, però cosa? Richiede un po' di l'armatura. L'armatura Phantasm. È vero. In teoria i Troll Skull e i Phantasm si fanno facilissimi. Basta andare in giro, è pieno di mostri di ma là. Sei sicuro? Ma ti sei dimenticato di Troll Skull nel palazzone? Beh, però ci si rivà pian piano. Casomai sai cosa possiamo fare? Tra un episodio e l'altro ci si mette noi, si rientra qui. Per il momento uccelloni alla mano e ce ne usciamo da sto posto. Andiamo via, per carità. Molto bene, eroicamente usciti. Possiamo disporre dei trofei che abbiamo ottenuto in questo posto. Dunque, metti la primo... statua. La vediamo statua. Se fa un verso, Vediamo, zitti, sì, fa un ruttino. Un grugnito. Un miasma. No, vedi, allora hai già disimparato che cosa voleva dire. Come mannaggia no? Te. Adesso voglio leggere nei commenti tutti quanti che scrivono miasma. Miasma. È importante imparare una parola nuova miasma al giorno. Miasma, bravo. Vieni. Ah, allora questo qua fa schifo, ce l'abbiamo già. Questo qua dei funghi è molto bello e l'altro ce l'ho. Quindi grazie Anna. Allora mettiamo uno qua, molto bello questo qua, molto questo buio, bello, sì. Tenebroso quasi. Poi quello fungoso lo mettiamo lì. E visto che ne abbiamo un altro anche di questo tipo, io direi che non ci facciamo mancare nulla. Guarda, è bella casa, sta diventando fantastica. Abbiamo quelli di Creponia, poi abbiamo quelli lì che non mi ricordo, quelli di Candyland, poi Mysterium, i funghi, bellini. Qua abbiamo altro Candyland, poi da quella parte questo qui azzurro, non mi ricordo di che. Questo può essere che era di Immortalis, che poi ce ne sia scappati subito da Immortalis. Mi ricordo. Non abbiamo questi cosi. No, però qualche mostro l'abbiamo ammazzato, anche lì dentro. E poi c'è questo qui dei clown, che è il mio preferito, il più bello. Questo è molto bello. Adesso vi dico e vi faccio partire. Sì, Mario, borbottami bene. Sì, bravo. Ma non borbotto, sì, non sì, è vero. Cattivo. Mario, c'è uno switch. O urla o borbotta, è un deficiente. Cioè, praticamente non è che ci si può pretendere. È un miasma, un miasma. Un allora, miasma, hai detto vi bene. Dico che cosa possiamo scegliere di visitare per prossimo. Dunque, ci sarebbe Barratos, oppure... Cos'è Barratos? Stai zitto. Poi c'è l'Elietia, bellissimo l'Elietia. Mi piace posto, il nome, l'Elietia. Zona vacanze, bellissimo. Precasia, molto bello anche. Possiamo scegliere tra questi per ora. Barratos, l'Elietia o Precasia. Io non vi dico che cosa sono. Però al mio tre dovete dire una cosa, uno tra i tre... Tutti okay, insieme, al mio tre insieme proprio, a coro, dovete scegliere uno, Precasia, l'Elietia o Barratos, ok? Uno, al tre, uno, due, tre. Barratos. Alex ha detto due volte. E magari si sentiva di più, capito? Vabbè, allora, purtroppo non posso coinvolgervi in questo sondaggio, voi a casa, perché vogliamo andare adesso a cercare la chiave. Io ho sentito più forte Barratos, forse perché Alex ha urlato più forte. No, fate. Tiro una freccia, chi becco Anna.
Cosa stai facendo? Sto mettendo a posto le cose trollose. Stai ferma, smetti. Ma mannaggia, mannaggia Pippo. Allora, dormiamo prima di tutto. Quanti letti abbiamo? Ci manca un letto. 4. Mario, Mario, appoggia a terra il tuo lettino. Branda, ce l'hai? Mario, no, non ce l'ho. Non lettino. Hai un cacchio di niente. Bravo, ma lo posso ammazzare? Lo posso ammazzare? No, 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 fammi morire di cose naturali. No, ci tengo a essere io la causa. Dai, dormiamo, forza, io in quello nero. Veloci, veloci. Buonanotte. Vai, buongiorno, Anna. Anna. Adesso aspettiamo che ci si sveglia e poi andiamo a cercare sta chiave per entrare a Barratos. Buongiorno. Venite. Buongiorno. Chi anche te lo a dà te la chiave di Barratos? Oh, foruncolo della mia vita. Bene, allora, la chiave di Barratos si ottiene sconfiggendo uno husk, ok? È cos'è? Facile. Ok. Lo husk praticamente si tratta di, non si sa, ma mi sa e che husk. Dove si trova? Ma scusate, ma l'husk non è un mostro di Minecraft? Non è quello di Minecraft normale. È lo zombie del deserto. Ehi, oh. Madonna, mi sono... Che cos'è? Perché? Perché ha detto today is a big day? È un evento, vuol Alex dire che Alex morirà. Stre, non c'è niente da ridere, siamo su Minecraft estremo qui. Cretino. Adesso per punizione ti tiro una freccia e se muori mi arrabbio pure. Bravo, bene. Andiamo, andiamo. Allora, la husk si trova nel deserto, se non mi ricordo male, no? Sarebbe... Il deserto è di là. Perfetto. Cosa c'è? Deserto... C'è un signore, c'è un signore, c'è un signore, c'è un signore. Fermi, eh. Facciamo finta di niente. Non ci calcola, non ci calcola. Non io sparargli. L'ammazzo. No. Per... Niente. Sembra forte, era eh? Era pure amichevole. Sembra vigoroso. È vigoroso, è vigoroso, è vigoroso. Sì, ma Anna, scappa! Anna! Anna indietreggia, Anna! Anna, mannaggia! Zaccagniamo! Ragazza, cagnate, zaccagnate sto coso. È grosso, è grosso, mi sa che è lui il big day, perché è big. Zaccagna. È big. Quanto lancia lontano. Zaccagnate di più. Ragazza, zaccagna. Zaccagna senza zaccagnarci l'un l'altro. Orcito, bravissimi. Bravissimi, non ha droppato niente del legno. Beh, una grande affare, big day. Era un albero, che ti aspetti? Magari cadeva sorella di Alex. Basta con questa sorella di Alex, mannaggia, poverina. Vieni, che non esiste, ma se esistesse sarebbe arrabbiata. C'è un signore? No, lui è cattivo. Questo è molto Mannalval questo. Non fanno neanche le frecce, non si può uccidere. Andiamo via, veloci. Non si può uccidere, c'ha le cose rosse. Veloci. Via. Corro. Sì, proprio veloce corri. Bene, andiamo. Allora, qui nel deserto dobbiamo trovare un husk. Quindi bisogna probabilmente aspettare la notte. L'unica speranza. Ma siamo sicuri che è lo stesso husk? Sì. Abbiamo un problema più grosso. Ci sono degli altri cristià da quella parte. Aspetta. Ok, sono deboli. Ma che schifo fanno però. Orribili questi, avete visto? Oppure brutti. Ma sono solo che vede le cose o anche voi avete visto? No, li abbiamo visti. Veramente le cancellati prima che uno li vedesse tutti bene. Insieme, cioè, avete, cioè o non vedete un accidente o vedete tutti insieme. Altri alberoni. Beh, bravi anche adesso, sì, lo chiamate l'albero. Ci sono tanti alberi. Ah, interessante. Nel deserto. Guarda, io non so quale santo del cielo mi sta trattenendo dall'ammazzare uno di voi per dare l'esempio agli altri. Però vi assicuro che nel momento in cui questo buon uomo lascia la mia mano, io la sfogo su uno di voi. E vi dico anche: perché guardi me? Aspetta. Perché sei tu quello che mi sta a fastidio. E io tendo a rimuovere i fastidi. E ti uccido. Miasma della mia vita. Miasma. Bene, allora, purtroppo, essendo pieno di alberi, qua di husk non ne troviamo. Quindi abbiamo due scelte: o aspettiamo la notte. Oppure proviamo... sta venendo. No, sta venendo, cretino, mai, abbiamo dormito mai. Cioè, ma almeno i ritmi della giorno e della notte. Non è difficile arrivarci, eh. Uomo cattivo. Attenti, state dietro a me che questi si saccagnano là, facilmente. L'hai visto laggiù in fondo? Laggiù, guarda. No. Ci sono un sacco di robi brutti lì in mezzo alla savana. Magari non ci andiamo, non lo so. Quelli sono scorpioncioni, altro che scorpioncini. Magari evitiamo, magari tu la smetti di parlare dal bagno. Non lo so, non potrebbe... Non sto parlando dal bagno. Sì. Me l'ha detto a me prima. Mario invece c'ha proprio il microfono bello ficcato in gola, molto bene. Guarda, io non so chi mi fa il coraggio di avervi amici ancora. Venite a me, ma appunto un cactus, ma è un sollievo. È proprio bello in questo momento. Venite. Uccidilo. Cosa? Il cactus? Lo scorpione. Ah, giusto che tu c'hai brutte esperienze, ma questi qua non sono quelli che ti hanno ammazzato, non fanno scemo. Niente, questi. Questi sono buoni, quello che ti ha ammazzato. Quello più grande, è brutto. Bravo, è quello lassù. Sì. Venite con me, seguitemi. Mi seguo. Abbiamo due scelte: o aspettiamo la notte per ammazzare l'husk, perché qua è pieno di roba, io non so, non mi sembra buono. È pieno, amici, Oh, cose brutte. Ehi, che schifo! Sono ammazzato con le spade. Bisogna ucciderli a frecce, Frecciateli. Frecce. Sì. Frecce, molto difficile, bisogna sempre
avere tutto forse... l'arsenale. È un piccione bezzone. Aspetta. Mamma mia, questo qua è letale, eh. Bisogna stare attenti. Anna, non andare dall'albero. Mamma mia, che brutto. Ma gli alberi, ma gli alberi ci vogliono attaccare o no? Questa cosa non si è capita. Bisogna capire. Mi sa che se ti avvicini ti vogliono attaccare. Occhio al passero, occhio al passero. Passero, passero, gli la morte. Cos'è? C'era dentro il passero. Chi pensava mai? Aspetta, proviamo, perché così lo sappiamo, capito? Mi sembrano rilassati. No, è amichevole finché non... non è vero. Non è amichevole, non è amichevole. Non è amichevole. Non è amichevole, mi ha zaccagnato un bel po'. Andiamo via, raga, andiamo via. Non consideriamoli, che già abbiamo troppi nemici. E mi sto inquietando. Andiamo a casa. No, non possiamo. Di là c'è un salame. Andiamo? C'è un coccodrillo a forma di salame. Guarda. C'è un altro. C'è un altro di quei cosi, però questo qua non è a forma è di albero. Sabbia. È di sabbia. Mi vedete dove sono? C'è solo Alex. Sì, ti vedo. Dove siete? Io gli altri? Io stavo andando dietro. Anna, perché te ne sei andata da sola? Mannaggia l'albero. Perché quell'albero pazzo mi stava pazzando. Bene, mamma mia, guarda, ti giuro boss, che sto. Un boss! Dove? Laggiù. Dove lo vedi? Ma cosa è stai vedendo? È coloratissimo, guarda, guarda là! Ma non vedo niente. Ma si è vero. Cosino. Fermo! Scemo di guerra! Pezzo di somaro scoppiato male! Adesso te lo do io il boss! Te lo do io il boss! Ti ci ammazzo! Aia. La regola numero uno. Regola numero uno: non buttarsi come un cretino. Uno. Ma non volevo andargli addosso. Guarda, abbraccio i cactus per sfogarmi. Io mi sto divertendo proprio a fare quello. Mannaggia lo scorpioncino. E anche all'altro. Non so. Porca miseria, Alex. Non sono questi. Dove cacchio sei? Non sono questi. Aia, non picchiarmi, beh. Oggi va a finire male. Oggi va a finire male. Oggi va a finire malissimo. Malissimo oggi. Malissimo. Prima che troviamo uno. Niente. 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 Andiamo via. Finita. Finita. Bene. Moriamo tutti così. Tanto sta serie. Guarda. Io già avevo preventivato di ammazzarvi tutti. C'è una casa. Qua gli scorpioni. Guardate, possiamo rincavarci qua dentro, vedete? Qui e in se una la casa è infestata? Mamma mia, guarda, non farmi tirare in ballo quel dato. Attento quella... che quello non gli puoi menare. Ecco, quel fantasma di tua sorella. Andiamo qui, andiamo. Dentro casa, tutti, venite. Dove è molto la porta. In casa, è da una parte la porta. Attenzione a quello lì, entrate tutti. Ci sta il signore Bruno. Entra in casa. Sono due porte. Mario, entra, ok? Chiudimi la porta. Bene, meno male c'era la pressure plate, perché altrimenti ce lo faceva entrare in casa. Allora... Che fatica! Votazione di oggi. Infatti, un recap. Tu, la prossima volta che entri qua, io per sbaglio ti ammazzo. E poi dico: ah, scusa, Mario, ho sbagliato e sei morto. Qua sarei contento con sta roba in giro. Poi, allora guarda, lo facciamo subito se vuoi. No. Tu. Sei un animale! Di un animale di quelli brutti, però, come quelli fuori. Tu sei un miasma. Poi. Cos'è un miasma? Tu la devi smettere, cosa stai facendo? Sete, bere, tieni, bevi. Ti fa bene. Va bene, grazie. Poi mi devo levare sto vizio di darvi le spadate, perché va a finire che uno muore e poi mi dispiace. Ultima cosa, visto che non abbiamo trovato un bel cacchio di niente fritto, votate voi nei commenti se dobbiamo andare a Barratos, Liletia o Precasia. Mi raccomando, voglio leggere Precasia. Queste strane parole nei commenti, oltre che miasma. Per questa volta ci fermiamo, perché sennò veramente commetto un misfatto e ammazzo qualcuno. Lion, Alex, Anna, Mario e Stre. Eccomi di qua. Out. Ciao.